Siamo fiduciosi nella scienza. Io credo che oggi noi dobbiamo avere fiducia nella scienza e nelle agenzie regolatorie. Dall'OMS, passando per EMA, per AIFA, hanno consentito la vaccinazione attraverso AstraZeneca di milioni di persone. Ricordiamoci che la Gran Bretagna ha fatto 10 milioni di vaccinazioni con AstraZeneca. Quindi noi abbiamo applicato un principio di massima precauzione e quindi abbiamo ascoltato l'EMA che si pronuncerà, che ha chiesto una breve sospensione, si pronuncerà giovedì. Attendiamo questo pronunciamento per poi poter riprendere, ci auguriamo, le vaccinazioni. È fiduciosa la ministra dell'Istruzione Maristella Gelmini sul superamento rapido dell'impasse sui vaccini AstraZeneca in visita a Trieste, dove ha incontrato il presidente del Friuli Venezia Giulia, oltre alle categorie economiche e i sindaci. Accelerare sulle vaccinazioni dopo questo stop è ora l'imperativo generale e, in attesa del pronunciamento dell'EMA, a Trieste la ministra sigla un accordo per coinvolgere aziende e sedi sindacali nelle vaccinazioni. Sono già più di 3.000 le aziende a livello nazionale che hanno dato a Confindustria la disponibilità a vaccinare con medici aziendali. Noi vogliamo favorire la diffusione più ampia possibile di questi accordi. È un obiettivo quello di vaccinare l'80% degli italiani entro settembre, che possiamo raggiungere solo moltiplicando i punti vaccinali, moltiplicando i vaccinatori, e quindi serve lo sforzo di tutti, e mi fa piacere che oggi siamo qui in questa regione anche per siglare un accordo tra le parti sociali, la regione e Confindustria per le vaccinazioni in azienda. Fedriga ha aperto con la ministra anche il tavolo sul riassetto dell'autonomia regionale, dal momento che, ha ricordato il governatore, il Friuli Venezia Giulia è la regione a statuto speciale che versa il più alto contributo straordinario allo Stato, il 13% contro il 9% delle altre speciali. Positivo il 726 confronto con la precisamente, ministra anche però sui tengo a dire temi non stiamo parlando di economici, un sconti, il cambio di contributo passo, sostiene straordinario è Fedriga. qualcosa in più che le Evidente. regioni a statuto speciale versano, regione Friuli Venezia Giulia più di tutti, rispetto agli accordi statutari e costituzionali delle competenze che esercitiamo invece dello Stato. In realtà non si tratta di sconto, sarebbe di dare meno nostre risorse, non stiamo chiedendo più soldi, sia ben chiaro. La specialità di Friuli Venezia Giulia non chiede più soldi al governo, chiede semplicemente di versarne di meno rispetto a quelli che dal 2011 versa in più rispetto a quanto sancito da Costituzione e Statuto. Credo che sia una richiesta assolutamente legittima e giusta. Da parte del governo c'è la massima disponibilità a convocare il tavolo già la prossima settimana per poter dar seguito a questa richiesta e poter utilizzare nel più breve tempo possibile queste risorse, che devono essere il frutto di un accordo da raggiungere anche con altre regioni. Mi sembra che già ci sia stato con il ministro Gelmini, che ha dato disponibilità a un confronto nel costruire il Recovery Fund insieme. Già la prossima settimana avremo un incontro per vedere le proposte, ma con una partecipazione attiva delle regioni e di tutti i territori. Questo penso che sia la strada del successo.